Amici degli spettatori, un cordiale saluto dal vostro Giuseppe Canomacciuolo. Ci troviamo qui al Modernissimo di Napoli per la presentazione del film di Vincenzo Salemme, Se mi lasci non vale. Ovviamente andremo a intervistare i protagonisti di questo film, mi raccomando, dal 21 gennaio in tutte le sale. Un ringraziamento particolare al nostro Massimo Pacilio di Videoline e come sempre il pubblico di Underground che ci segue sempre. E allora, amici degli spettatori, vediamo le immagini e ovviamente vediamo le curiosità. Comunque complimenti, perché è veramente un ufficio meraviglioso. Grazie. Buongiorno. Ehi, Battista, finalmente, non ci sai mai quando servi. La signorina Federica voleva sapere se abbiamo portato le carte. Ma quali carte? Napoletano e francese. Fa sempre il battuto su plebe disgraziata. Questo? Plebeo? Carte catastali. Ma è successo qualcosa? Carte catastali. Volete bere qualcosa? Sì, grazie, per il mio chinotto. E per lei, Battista? Non mi chiamo Battista, mi chiamo Vincenzo. Quando Paolo Genovese mi ha parlato, mi è sembrato immediatamente adatto ad un film, diciamo, un po' diverso dai miei precedenti. Innanzitutto perché non era mia l'idea iniziale, poi perché mi dava la possibilità di spaziare dentro i dialoghi, dentro le situazioni, le interpretazioni, perché trovo che quando un'idea è semplice per il cinema, giova al cinema. Amici degli spettatori, ci troviamo in compagnia di Vincenzo Salemme, il napoletano doc. Doc. Allora, incominciamo a ricordare gli appuntamenti. Ma per... doc, poi relativamente, perché io sono di Bacoli, voglio dirlo, io sono di Bacoli, sono poco cafone, ma Bacoli mi piace. Assolutamente. Allora, diamo gli appuntamenti per questo film che esce oggi. Gli appuntamenti? Allora, il film dal 21 da ieri, in tutti i cinema. Ci stanno tutti gli orari, ragazzi, non avete scuse, dovete andare per forza. Un film fa ridere, fa anche, c'è una, insomma, un bel po' di romanticismo, è malinconico dolcemente, è un film dove c'è un Bucciroso che fa veramente divertire, insomma, è bello, bisogna vederlo. Spero di sì. Allora, nella conferenza stampa abbiamo sottolineato l'amicizia che c'è fra Vincenzo e Carlo, gli altri due del quartetto. Cioè, intendi Maurizio Casagrande e Nando Paolo, e qui non c'erano i ruoli, mi farebbe piacere fare un'altra volta un film con tutti quanti insieme, sì, sarebbe bello. Quindi diciamo che questo abbiamo lanciato proprio un invito ai ragazzi che si deve preparare per il teatro. Ah, un invito ai ragazzi? Per il teatro, qualche cosa al teatro. Tu dici in teatro, io pensavo al cinema, come no? Speriamo di rifare qualche vecchia commedia insieme. Allora, il ruolo che tu ovviamente in compagnia con Paolo... si va a racchiudere quello che è anche un dramma di quelle che sono le coppie che comunque si lasciano. Beh, ma un dramma, non esageriamo, siamo stati lasciati, io e lui ci incontriamo perché siamo molto delusi e decidiamo di vendicarci delle nostre ex con una vendetta buffa e immatura, quindi è un film, insomma, un dramma, è una parola veramente forte. Va bene, grazie. Grazie. Quello che avviene a questo personaggio nella vita forse non mi ha mai toccato, nel senso che ruoli piccoli, elemosinari, ruoli così piccoli, battute, 3-4 battute, devo dire non mi è mai successo. Amici degli spettatori, ci troviamo con Carlo, un'altra avventura, no? Con Vincenzo. Prima abbiamo parlato di quello che è l'amicizia con Vincenzo. E tu vai ovviamente ad impersonare un ruolo difficile, nel senso che si parla della crisi del teatro, eccetera, e tu in conferenza stampa ovviamente hai detto: io sono un fortunato perché, dato la mia professionalità, quello che è, non ho subito già dall'inizio della mia carriera questo modo di lavorare. Ma questo è anche un messaggio per i giovani che iniziano anche a fare teatro. Beh, però bisogna interpretarlo il messaggio, insomma, non è. Oggi se qualche giovane mi dice, mi chiedono di dare un consiglio ai giovani, io dico di non fare questo mestiere se non si ha la vocazione, perché è un mestiere comunque complicatissimo, insomma, Cioè il fatto che io non abbia avuto abbia fatto una gavetta, diciamo così, difficile dal punto di vista artistico, nel senso di aver avuto sempre ruoli importanti dall'inizio, è un po' la fortuna, un po' anche meritata fortuna, un po' la strada che hai preso, però non è detto che sia sempre così, cioè nel senso è più brutto forse elemosinare ruoli e battute che non magari avere un inizio di carriera con scarsi guadagni, ecco. Io più quelli ho avuto all'inizio, poi invece ho avuto sempre ruoli
di un certo valore, non, ripeto, poi non so se dipende solo dal fatto che magari avessi avuto talento dall'inizio oppure di averli meritati dall'inizio, questo non lo so, però comunque non è un messaggio sicuramente positivo. Oggi la crisi del teatro è un'altra, più che una crisi di sovvenzioni, di crisi di testi, nel senso che non ci sono grandi autori, crisi di teatro perché non si scelgono sempre gli stessi, diciamo così, classici, non si dà grande valore magari a certe altre, diciamo così, rappresentazioni, crisi magari dei teatri stessi che stanno fallendo, non ci stanno più, c'è anche una crisi proprio anche di valori umani, i produttori teatrali non esistono più, non è più un affare fare teatro, è difficile entrare nel circuito, è una torta che si fa sempre più piccola, mangiano sempre gli stessi, i produttori spesso mettono su delle cose e poi delle produzioni che non portano fino in fondo, il circuito paga pochissimo, cioè pagano ma pagano con grande lentezza, insomma la crisi del teatro è molto ma molto più profonda e complicata. Diciamo che in questo periodo il potere magari del teatro e del cinema è in mano anche a degli artisti che magari non hanno questi grandissimi, diciamo così, valori probabilmente. Ultima domanda, ovviamente con Vincenzo c'è una grande amicizia, l'ha detto anche lui in conferenza stampa. Tu come senti Vincenzo? Un amico oppure un compagno di lavoro? No, molto più di un compagno di lavoro, sicuramente un amico, però credo che nel lavorare assieme viene fuori l'amicizia in tante cose magari di cui il pubblico non si avvede, cioè nella preparazione, dietro le quinte, diciamo. Però credo che il rispetto, al di là dell'amicizia, non debba mai mancare nei rapporti di lavoro, e quello forse è indipendente, deve essere indipendente dall'amicizia. Spesso il rispetto non c'è in questo mestiere. Grazie. Grazie a voi. Sinceramente io non ho ancora capito il tipo di personaggio che devo interpretare. Allora, è l'autista di un industriale? Sì, è un autista, ma è anche un consigliere, un tuttofare, un grosso personaggio, ci stiamo lavorando. Ah, quindi diciamo un personaggio ancora work in progress. In progress. Molto bene. E che vi volevo dire, in che teatri andremo a interpretare e recitare? No. Nessun teatro. Nessun teatro. Come, non ci stanno i teatri? No, nel senso che è uno spettacolo itinerante. Ah, molto interessante. Quindi sarei un artista di strada, una specie di teatro off. Molto off. No, una sorta di reality. No, io reality non li faccio. Perché? Per questione di immagine non ne posso. No, diciamo, come è stato lavorare con Vincenzo e con Carlo, che è una coppia abbastanza affiatata, e quindi entrare anche in quella comicità... anche napoletana, ma doc ovviamente. Tutte le domande che mi sono fatto, ma poi tipo adesso subito entrare, perché se continuiamo poi uno si blocca. In realtà poi il nostro lavoro è molto più semplice di quello che può sembrare. Noi dobbiamo rendere credibili i nostri personaggi. Non ci organizziamo, l'altezza la mia è quella che è, non posso fare niente. Non mi devi far sentire in colpa. No, non ti voglio far sentire in colpa, mi devo sentire io in colpa. No, vabbè, nessuno ci senta in colpa, avanti. E quindi è l'altezza quello che è, l'articolo il. Sì. Allora, un film veramente straordinario, nel senso che la comunicità non manca. E in conferenza stampa abbiamo sottolineato anche la difficoltà, se hai avuto la difficoltà, per quanto riguarda ovviamente recitare con Vincenzo e con Carlo, che sono molto affiatati e hanno poi quella comicità proprio napoletana. Ma fossero tutte così le difficoltà, magari fossero queste le difficoltà, queste sono fortune che capitano all'attore ogni tanto. A me è capitato questa volta, oltretutto in un ruolo che diciamo anche diverso da quello che in genere mi offrivano, è stato semplicissimo, cioè la comicità non ha una regione predefinita. Magari ci sono delle abitudini che ogni posto d'Italia, anche noi siamo un paese strano perché siamo tanti piccoli paesi dentro uno solo, ma in realtà quando poi ci apriamo, se c'è qualità e un pochino abbiamo cercato di mettercela, diventa tutto semplicissimo. Allora, anche il fatto, ecco, si va a sottolineare come noi maschietti, no, in un certo senso siamo un pochettino immaturi anche nei rapporti importanti, no? Coglioni, si può dire. Sì. Ecco, e quindi alla fine si crea una vendetta contro. Si fa un gioco molto adolescenziale quando questi due cinquantenni vengono lasciati dalle proprie fidanzate, giustamente probabilmente, e
decidono di fare questa strana vendetta, come si sarebbe fatto un po' all'epoca della scuola, no? Che tu lasci la fidanzata, adesso gliela facciamo pagare insieme e tutte cose, però in realtà non funziona così. Cioè, i rapporti sentimentali, che siano di amicizia o di amore, non sono questo. E quindi alla fine nel film si racconta la maturazione involontaria forse di questi personaggi. È un film molto divertente, che però ha uno strato anche molto profondo, anche un po' melanconico se vuoi, di questi uomini che rimangono soli e si arrabattano in qualche modo per gestire la propria vita, non sanno come fare, e alla fine è l'amore che li porta a questo da una parte, l'amicizia dall'altra, quindi raggiungendo questi due obiettivi, loro malgrado diventano uomini. Allora, se mi lasci non vale, un motivo, se c'è, per andare a vedere sto film. Perché è un film in cui si ride tanto, ma non solo, ci si commuove, almeno questo mi hanno detto. Io guardandolo un pochino mi sono commosso. Però sono parte in causa, quindi vedremo gli altri. Amici degli spettatori, come vedete continua ancora la conferenza stampa di presentazione del film Se mi lasci non vale, ancora dal 21 gennaio in tutte le sale cinematografiche. Amici degli spettatori, come sempre abbiamo intervistato i tre attori protagonisti del film e come sempre Underground vi dà sempre delle immagini e delle curiosità. Un cordiale saluto al nostro Massimo Pacilio di Video Line e come sempre a tutto il pubblico che ci segue. Dal vostro Giuseppe Cannavacciuolo, qui dalla conferenza stampa di presentazione del film Se mi lasci non vale, ancora nei cinema di tutta Italia, dal Modernissimo è tutto, vi restituisco la linea. Ad maiora.